appena dato un osso a Iago e lui invece di mangiarlo, invece di farcesi i denti, indovinate che ci ha fatto? Che ha fatto, Iago? Cosa ha fatto? C'è lì sotto? Che ci ha messo lì sotto, Iago? Allora, adesso che sa che io so dove l'ha nascosto l'osso, lo ritira fuori, con che grazia, e lo va a nascondere da un'altra parte, ma il giardino non è che poi è così grande, eh. Iago, ma te l'ho dato io l'osso, un beh, meringhi? Agù. Geloso del tuo orsicino. Iago, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni? Bravo, ma tu sei bravo, sei un cagnolino bravo. Non gli eri inghiottato, vero? È il tuo l'osso, sì, non te lo tocca nessuno. Non lo sta guardando nessuno, lo va a nascondere. In genere lo nasconde là dietro. Eh sì, fa il vago perché noi non lo vediamo. Eh sì, ma forse c'è quello zio cattivo che lo vede. Dove lo nascondo? Dove lo nascondo? Iago, la nasconde? Mi sa che ti tocca mangiarlo, che non ce la fai a nasconderlo, eh. Vuoi che entro dentro casa? Allora entro dentro casa, eh. Buono, eh? Te l'ho dato. Adesso entro dentro casa e lui lo nasconde. Quello che riparte e lo nasconde forse là dietro. Sì, sta andando là dietro. Aspettato che non lo vedesse nessuno. Anche Mario non c'è. Ah, adesso è uscito Mario. E lui torna indietro. Perché dice, è inutile che lo vada a nascondere se sanno dove l'ho messo. Mario è rientrato, allora di corsa. Sì, fa una corsa. Eh sì, dietro il cespuglio. E infatti esce senza osso, al naso sporco di terra e sembra soddisfatto.